Oh, una bella domanda, bravo Alton. Come mai usi assaggio di sangue invece che quello che fa più danno quando immobilizzi? Perché quello che fa più danno quando immobilizzi fa schifo. Perché guarda, fa da 10 a 45 danni puri bonus. E io a livello 18, 45 danni puri mi ci pulisco il culo. Perché non servono a niente. Cioè, se io tiro un attacco base che ti fa 1000, 45 in più non è niente. Invece questo... Oh, Pog, 10 danni pure in più. Invece questo ha uno scaling, vedi? C'è scritto 1640 più 0.1 attacco fisico. Quindi se io ho tipo 500 di AD, questo scala, mi guarisce da 40 più, che ne so, 5, più 50, visto che è il 10%. Quindi mi cura quasi di 100. E una cura di 100 su di me vale molto di più che 45 danni puri su un nemico random. Soprattutto se facciamo un esplodi build dove lifesteal ce n'è di meno. O comunque le cose da scaling sono sempre molto meglio. Infatti io prima usavo questo. Cioè io non avrei mai usato questo su Kate, avrei usato questo. Perché? Perché questo prima, dopo uno scatto, ti dava Lethality. Che era molto meglio rispetto a questa merda che ha ora. Ok? Perché dopo uno scatto, quindi dopo la E, tu ottenevi un po' di Lethality. E anche Magic Pen, quindi con i campioni ibridi era il top. E di conseguenza tu prendevi questo, facevi lo scatto e per i prossimi 4-5 secondi tutti i danni che facevi erano aumentati. Questa era una signor runner in confronto a quelli. Tra queste tre sono tutte e tre schifose, eh? Sono tutte e tre schifose, comunque la seconda. Tanto io questa non la userò mai, cioè questa qua me la vedrete usare forse una volta all'anno perché veramente, cioè... Se devo scegliere, preferisco curarmi un po' di più io, una volta ogni 20 secondi, anche se non è tanto, perché sono 3 volte al minuto. Però ha molto più valore quella piuttosto. Di nuovo ADC, oh, non si può. Ho paura che questa Irelia sia super mega smurf. Vabbè, dai, non posso farci niente. Meglio, dobbiamo vincere alla fine. Non devo fallire. Sì, hanno tolto la presentazione a Standard Impact. Adesso questo qua, dopo che fai uno scatto, ti dà da 20 a 80 danni puri bonus, in base al livello. È come qui, è diventata questa, ma più forte se sei un champion che ha lo scatto. Fine. Cioè, è una merda, è diventata la versione brutta di questo praticamente. O meglio, la versione bella di questo, ma comunque non è comunque tanto bella. Il caso è mio. Forse perché prima era troppo forte, allora l'hanno dovuta cambiare. Quale skin volete, ragazzi? Abbiamo Sheriff o Caitlyn? Caitlyn festeggia. Va, dai, facciamo questa che è la skin delle tette e poi siamo in estate, va. Portiamo un po' di piscina. Rap lo smite? Ah sì, scusami, lo metto sull'addio. Grazie. Cercherò di fare l'esplodi build. Kit Lethality l'abbiamo giocato spesso. Vorrei fare un esplodi build, però è diventato difficile fare l'esplodi build senza fare full critico alla fine. È un disastro. Sarebbe in grado di fare 30 kill con lo smite ADC, ma probabilmente sì. Ti capita la partita giusta? Sì. Con gli ADC è abbastanza facile fare 30 kill. Sono fatti per uccidere. Poi ora sono stati strabaffati. Infatti, io Bard per fare 30 kill ho fatto full critico. Non esiste più la vecchia Explodey build, ragazzi, ma... Insomma... Contro Brand è buono saltare anche di scudo di Doran, eh? Però io voglio andare su full aggressive. Invadiamo anche che abbiamo Morgana. Casa YouTube, Kate, ah! No, I like bikini. Not invade, ma perché? Atteniamoci al protocollo. Oh, visto, l'estate è molto bella, piace a tutti perché ci sono i bikini e anche i naked che non so cosa sono, però sicuramente è un bellissimo vestito. Meteor in azione.
Il Dark Harvest l'hanno modificato, mi pare. Sì, l'hanno nerfato. Però, vabbè, io continuo a usarlo. Che casino, Raph! I nuggets. Quando è l'ultima volta che l'hai fatta? Perché ti esplodi di build? Vabbè, un botto di tempo fa. Adesso probabilmente facciamo così. Startiamo di tracotanza e poi vediamo. Fai la Q. Bravissimo. No! Oh, dai! Non ci credo. Ok. Non dico la 2 Ash, Kate, con le ulti instant, Ash Jinx. Ah, quello è un botto, almeno 7, 8, 9 mesi fa. Forse di più, sorry. No. Never sorry. We go there and kill. Qualcuno ha chiamato lo sceriffo? Adesso niente scuse, ragazzi. Si va e si uccide. I'm ready to go. Brava. Ora sblocchiamo le trappoline, così se Morgana prende una Q io faccio V. Quello sono più simpatici. Sì, 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 sono i migliori. I più bravi. Era perfetta qua la Q, Morgana. Bene lo stesso, dai. Alto là il sudore. Però, cioè, quel brand che mi rimane con un HP e a me dà fastidio. Lo posso dire? Sei emozionato, ha attaccato il minion. Emozionatissima. Cazzo, è rimasto da solo. È un po' come Marghe quando facciamo i boss, io muoio e lei rimane da sola. Oddio, oddio, non riesce più a schivare. Mi fa troppo ridere. Va bene, va bene. Chi è quello lì? Mie Scana? Preferisco questo alla scrivania. Sì, si nota che non hai fatto il Dark Harvest in early. Infatti, tipo, prima mi sono rimasti con un HP entrambi. Magari li avrei uccisi con la spaccia scorsa. Vabbè, dai. Il crimine è come la logica. Adesso sono anche io matto che mi diverto. Vado lì. Tanto anche se sfidano un po', io non mi preoccupo. Ce ne vuole per intimorirmi. Scusami, infatti dicevo, la trappolina quanto ci mette a prenderla? Qui ci sta un bel girarsi su questa. Non l'ho preso. Ok, ora sì. Oh! A posto! Così. Ve l'ho detto che ci vuole molto per intimorirmi. Con certi champion sono molto confident anche a morire un paio di volte. E Caitlyn, dai, è potentissima. Caitlyn Spot Build l'ho giocata a botto. E faccio anche la torre, chi me ne frega. Una plate me la prendo. Non abbia paura!
Mi vuole. Mi vuole. Addio. Fate i bravi, mi assenza. Magari le avrei la scorciapaccia. La scorciapaccia fa tripla. Vabbè, 5 stack. Ricordiamo che a 19 arriviamo a fare gli stessi danni dell'Electrocut in late. Qua possiamo farli anche prima. Se arriva a 19 prima del livello 18, ho vinto. Sull'Electrocut. La battaglia contro l'elettrocute. Un professionista tiene sempre a me. Tic. Tac, oh, perfetto. La pista è calda. Non ha visto nessuno, non ha visto nessuno. Road to Iron Please si chiama Lilia. Brava. Una gerarchia solida è sempre fondamentale. Oh, ho per sbloccato la R. La uso. Bomba. Abbiamo i soldi per la tracotanza. Direi che è il momento di andare. Oh, che bella farmata. Siamo a 7. Tracotanza ce l'abbiamo e via. Comunque, Caitlyn confessa in piscina. Non mi può dire che vado a prepararmi il tè. Cazzo, ma il tè si beve d'inverno. È estate, lei è estiva. Deve dire tipo, ah, vado a prepararmi un... Cos'è che si beve d'estate di fresco? Che bevande si bevono? Voi che siete esperti di vita. E vabbè, dai, Dark Harvestino Award. Ma che flash, bro! Non fa niente, quello è innocuo. L'estate, no. L'acqua, la sbo, mojito. Sembrava stessi buildando la Draktar. È vero, ragazzi. Per un attimo ci abbiamo tutti creduto. Nessuno è al di sopra della legge. Beh, va bene. Mi hanno dato tutte le stack così. Mamma mia. Quanto è forte Kate Morgana come combo. Questa Morgana sarà super felice. Sì, Morga. We kill everyone. Facciamo i simpatici, dai. Facciamo, aiutiamo il popolo di LOL a essere un popolo migliore. Devo prendermi la plate. Ora me ne posso anche andare. D'estate si beve un succo di frutta, un bel succhino fresco. Oppure si mangia il gelato. Ecco, cazzo, adesso ho voglia di gelato. Magari propongo a Marghi di andarla a prendere. Non oggi, perché se dobbiamo giocare fino a tardi non lo facciamo, però poi lo faremo. Birra gelata. Non fa per me. Ok. Ora andiamo con l'Hector e poi direi... Essence River Infinity. Non c'è più... Non c'è più questo bell'item. Perché non... Cioè, adesso si può fare soltanto su AP. Assassin AP. Tank o Bruiser. Non esiste più tipo ADC barra Assassin. Quindi un po' triste. Era l'oggetto perfetto da assassino e niente.
Volevo vedere se resisteva tutto senza usare il barrel, vi giuro. Però purtroppo no. Ma meglio, così surrendano meno. Anche se non ci serve in questo caso. Una bella Kate esplode di build come i vecchi tempi. Avrei preferito giocarla mid, ma va bene, dai, ve la fate andare bene anche qua. Alcoli, siamo per la ulti? No, no, perché Kate full letality con la ulti a spam l'abbiamo già fatta troppo. Adesso voglio fare una bella Kate esplode di build. A me non serve one shotare con la ulti, io one shot con gli attacchi base. Prende sempre danni modesti, sì, ma col barrier era easy save. Andiamo qua. Lei è nella giungla sbagliata. Kai'Sa giungla. 0-1 full attack speed. Ma quante ward ci sono? Sono comunque molto tenaci nel piazzare queste ward, vedo. Beh, lui proprio attratto dalle mie trappoline. Passione morte. Ognuno ha le sue. Qual è la vostra passione preferita? Passesso? Non esiste. Ciao, Ism... Fisilon. Non so leggere il tuo nick. Forse perché l'ho letto lì in alto nell'alert visivo che appare. Forse in chat è più leggibile. Lo uso il barrier. Vabbè, dai, una bella kill a Kai'Sa, almeno così continua a crederci. Le fai le frecce? Non penso. Vogliamo una roba che one shotti, non una roba che ci fa danni nel tempo. Non serve nemmeno farli questi danni nel tempo, perché tanto io lo posso anche fare, però one shotterò prima, quindi sarà difficile. La granita, già meglio. A me piacciono un sacco tutte le robine estive. Molto più delle robine invernali, non lo so. Tipo, a me non piace il cotechino e il purè. Non mi piacciono. Ci sarà qualcun altro a cui non piacciono queste cose che piacciono a tutti. Sono l'unico stronzo? Oddio, ma dove è andata? Cancellata. Killation! Ecco qua, l'abbiamo fatto. Enemy tiltation! L'abbiamo fatta. Enemy chaser! Com'è che era? Era così, se non erro. La tua squadra ha distrutto una torre. Milione prosciutto, maggiore cotechine pure. Mamma mia, molto più bello. Cazzo, sì. No, polenta è un cazzo, mi piace la polenta. Perimetro sicuro. A me quello Yuntal sembra un bait. Sì, diciamo che non è che dà delle stat molto utili. Olaf non ha premuto R. Forse non l'aveva, non lo sapremo mai. Se continua così questa azione posso fare penta. Ok. Qualcuno è esploso in faccia. Ok. Ok. Anzi. Meglio. 40% di crit. Poi un'altra cosa vi devo chiedere. Come funziona il critico su Elden Ring? Perché vedo tipo un'arma 100 critico, l'altra 140. Cioè c'ha il 40% di crittare o il crit fa più danno? Come cazzo... cosa vuol dire? Dove è uscito Olaf? Boh, dalla top ha detto. Adesso questa botte nemica la vado a fermare. E che cazzo. Vedete perché con Kate non abbiamo avuto problemi a far 30 kill? Cioè, in una partita a caso, qui siamo a una kill al minuto. 5 gold. Che più danno? Ma è sempre più danno o è solo quando critti? Cioè. Spiegazione di merda. 5. Quanti gente vuole morire qui? Killation! Che è successo, ragazzi?
E niente. The fuck damage. Bei teleport. Please TP more. All'inizio è arrivato. Oh, eccomi qua. Si vedeva proprio la sagoma fermo immobile. Pum pum, sparato. Entra in range, entra in range. Mamma mia, ti sparavo e ti facevo fuori. Se la becchi con la cura, uccido. Chi è? Ma che skin ganza è? Ma chi è lui? Nero inchiostro, mai visto. Adesso mi fa la V, guarda che mi vuole volare in testa. Dai, lo so che vuoi venire qua, Aurelione. Vabbè, tu sei pazza. Va bene, dai. Non me l'aspettavo, devo dire. M'hanno fregato. Bravi. Bravi. Ha tippato in base, sì, sì. Sì, sì, sono voluti morire tutti. Allora, prossima. Se ci fosse la BT che dava critico adesso. Invece faremo questo per avere mana infinito e ovviamente ancora più spesso le spelle e più danno. Ha fatto il giro, non me l'aspettavo. Devo essere... Non mi aspettavo nemmeno la sua ulti che mi caricava così. Ero pronto a un'eventualità tipo... Ok, mi aspetto che i amici facciano una certa cosa, ma nel dubbio, in caso di imprevisto, c'ho il barrier. Infatti, l'imprevisto è stata la R di Xayah. Però il problema è che di imprevisti ce ne sono stati due, ovvero anche Aurelion che ha fatto il giro. E quindi avevo una cosa contro l'imprevisto, me lo tengo per fare le azioni rischiose da limit testing, mi tengo le cose anti-imprevisto. Però quando sono troppi non puoi farci niente. Un alleato è stato ucciso. Ho 666 mana, sì. Sono il diavolo della partita. La Tasmania. Quando ero piccolo io lo amavo, il diavolo lì della Tasmania, non so come si chiamava, però era fortissimo. Pensavo che fosse il più forte del mondo. Oh! Questo drago continua a tippare in base. Ma che succede? Aurelion. Il drago colossale dell'universo, un colpo di pistola e muore. Cecchinato. La tua squadra ha distrutto il mio turno. Hai ucciso un nemico. Back. Vabbè, tu proprio. Passione morte. Full vita. Ciao. Ma quanto è bella l'esplodibilde, ragazzi. Come sempre, ci si diverte. Non smette mai di far ridere. Più danno, grazie. Mancano 300 gold. Andiamo a farli. Non si deve mai... E uno zombie brand ci sta, se sì, eh. Ha preso alla lettera il suo ruolo. Quello lì la testa bassa proprio lo stima. Meno male. Almeno qualcuno lo stima, questo povero ragazzo sarà lì che è incazzato. Le mani tra i tridenti. Oh cazzo, Caitlyn mi uccide! Però ci metto troppo a fare questi campi, cioè... Io volevo solo fare 1200 di oro. Eccolo, è tornato, raga. Oh, ora sta lontano, eh. Flasha dopo il primo attacco base perché sa che il secondo è la morte. Boom, vado a prendere l'essence reaver. Ah, ecco quali sono. Ho capito, Diego, grazie mille. Come si fanno a fare i parry? Cioè, si possono fare se non hai uno scudo i parry? Sono fatti bene i parry su Elden Ring? Perché mi ricordo che tipo c'è un gioco che tipo un soul like, tipo Sekiro, dove dicono lì sono fatti bene i parry su Elden Ring. No, però non so se sono vere ste voci. Brava Flasha.
Perché sennò muori. Oh cazzo, Kaisa. Hanno tutte e due, sia Xayah che Kaisa, io mi confondo così. Grazie. Ah no, non è abbastanza. Signori, abbiamo fatto 1v4 e abbiamo fatto quadra. Dai, siamo quasi a 30 kill di nuovo con la nostra Kate. Ora, come avete visto, mi manca solo una cosa. Sopravvivere e non morire. Abbiamo 75% di critico, è sufficiente, quindi andiamo a comprare questo e siamo a posto. Tanti saluti. Sono difficilissimi per in Elden Ring, devi essere molto più preciso. Non l'ho mai giocato Sekiro, si può fare anche quello in coop. Li puoi fare solo con scudi o pugnale da parà, perché a me le cose, ragazzi, sapete che preferisco farle in coppa, ma se non si può magari lo porto solo in live allora. È bello perché i nemici sembrano quelli di film, arrivano uno alla volta, ma non riescono a fare in tempo, perché io li uccido così veloce che arrivano uno alla volta, normalmente non sarebbe così. 4 colpi, 4 kill, è stata così proprio. Nei prossimi giorni, ragazzi, su YouTube esce il video di Seth dove one shot una squadra intera con la W. Bellissimo. Quello va goduto. Oh, questo campo era un po' forte. È stato letale. Beh, ragazzi, la ucciderò Caitlyn così. In 1v1. Ma la mia Q è andata dove? Non gli ha fatto danni la mia Q, gli è passata attraverso. Che cazzo. Puttana. Buonasera, Filare. Ciao, buonasera. One Punch Set, esatto. Quello giungla di Ildalbez. A me non surrendano, giusto? Se fossimo stati nel 30 kill, questa morte sarebbe stata proprio perfetta. Però io non ho preso il Baron, vero? I miei compagni ce l'hanno? Sì. Mannaggia. Sarebbe stato comodino. Sì, questa è l'ultima partita, ma insomma non ti preoccupare perché dopo questa ultima partita c'è un altro content che arriva. Il più amato di tutti quanti. Ok. Ha tirato tutto, ragazzi. Terrorizzata. C'ha bene, perché dopo l'ho one-shotata con un colpo. E non era nemmeno sotto il 50%. Quindi il mio Dark Harvest non si è nemmeno potuto attivare. E ha fatto ulti, flash, via, barrier. Oddio, no, adesso mi sta per sparare. Pum. Sembrava tipo quelle scene alla Bud Spencer che fanno le mille mosse, poi arriva lui, tam, pugno in testa. Bellissimo. Oddio, un attacco base normalissimo, neanche potenziato. È morto, sparito. Esplodi build. Mi dispiace molto, Aurelion. Sei abbastanza resistente. Ma non avevano nerfato Kate quando? Questa patch? Kate la possono fare, ma l'esplodi build. Insomma. Ho un colpo base da poter fare, chi lo vuole? 30 kill! Oh. Abbiamo fatto la 30 kill challenge anche qua, ragazzi. Adesso disseminerò la vostra base di trappole. Forse non dovevi prenderla quella. Ah, vaffanculo, va. Aiuto! È pazzo! Niente, non si muore. No, non sono surrendato. Ultimi danni? Niente. Vabbè, andiamo in fontana. Ciao! Che succede? Che succede? È pazzo! È pazzo! È un po' matto. Va bene. Ma sono tutti viola i miei compagni. Guardate! Ma si sono abbinati.
Che fico. Fico et ficata. Sì, sì, il team avversario è stato... Come dai? Mi ha dato sempre più 25, più 24. No, mi ha dato più 25, più 25, più 26. E ora più 23. Così arriviamo a 99. Ma guarda un po' te. Per forza che non riesco a scalare, a uscire dal ferro. Se mi metto sempre così. Vabbè, danni onesti. 30 kill. Cioè, poteva fare anche una penta se ci si impegna, ma va bene lo stesso. Abbiamo un set, sì. Non male. E vabbè, ragazzi, il nostro Shariok la farà domani, il ferro 3. Ok? Piano piano si salirà. Chissà quale sarà il prossimo pick di domani.